Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Presidente, gentile colleghi, come sapete Fratelli d'Italia è sempre stata contraria alle mozioni di sfiducia, perché crediamo che le responsabilità siano dell'intero governo. Il governo è un organo collegiale, per cui anche questa volta noi non abbiamo presentato la mozione di sfiducia proprio per ciò che ho detto. Tuttavia le devo dire, Ministro Toninelli, che in questi 9 mesi lei ha dimostrato tutta la sua incapacità. E devo anche sottolineare che mi è dispiaciuto molto vedere un ministro del Movimento 5 Stelle che nella replica arriva con un discorso già scritto dagli uffici, e quindi questo mi fa capire che poco rispetto per la democrazia, perché non ha ascoltato quindi gli interventi dei colleghi nella discussione generale, ma ha semplicemente detto quello che gli avevano scritto, quindi alla faccia della democrazia. Detto questo, Ministro Toninelli, io vorrei farle un paragone con il calcio, che magari per lei è più facile comprenderlo. Quando un allenatore di una squadra di calcio gioca tutte le partite di un campionato e ogni domenica torna a casa con una sonora sconfitta, domenica dopo domenica alla fine viene esonerato o comunque capisce che non è il proprio mestiere. Ecco, Ministro, le dobbiamo dire con franchezza che questo non è il suo mestiere. Questo ministero non può essere da lei rappresentato, un ministero così importante, infrastrutture e trasporti. E purtroppo devo anche ricordare che il fondatore del suo movimento politico, Beppe Grillo, molte volte ha detto «Vabbè, sono ragazzi, bisogna avere pazienza». No, signor Ministro, sono gli italiani che non possono avere pazienza. Purtroppo è un lusso che gli italiani non si possono permettere. Ma vorrei tornare anche a un'altra parola che è stata un mantra di tutto il Movimento 5 Stelle, che è il merito. Voi avete sempre parlato di merito. Allora ci dovrebbe far capire qual è il merito per il quale lei sta seduto su quella poltrona, qual è il suo curriculum, quali esperienze lei ha fatto prima di fare il ministro delle infrastrutture, qual è il suo apprendistato? Perché vede, noi non crediamo che l'apprendistato si possa svolgere facendo i vice premier, i sindaci o il ministro, ma l'apprendistato è una cosa seria, la formazione è una cosa assolutamente seria, e questo nel suo curriculum onestamente non l'abbiamo capito, non c'è scritto. Io però le devo dire una cosa, che nella memoria degli italiani lei sì sarà ricordato, signor Ministro, ma sarà ricordato per molte delle sue gaffe che hanno fatto male alla nostra nazione. Io mi ricordo molto bene quando lei, dopo un colloquio con il commissario dei trasporti europei, forse per stupire, ha chiesto quante merci e quante macchine passavano nel tunnel del Brennero. E lei fa il ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Non so se adesso l'ha capito che quel buco o quel tunnel non è mai stato fatto. E se sarà fatto, sarà comunque solo ferroviario. Nella memoria degli italiani si ricorderanno molto bene quando lei, in un'intervista al TG2 Motori, disse che aveva questo grande desiderio che il giorno in cui non sarebbe più stato ministro, di lasciare l'Italia e la nostra nazione invasa da colonnine per l'alimentazione delle auto elettriche. E le devo dire, glielo dico, che mi ha fatto anche un po' tenerezza, quando invece poi ha subito detto che appena comprato una macchina
un SUV diesel. Lei che fa parte di un governo che ha messo l'ecotassa, un balzello, un'altra tassa per spremere gli italiani come dei limoni. Ma qual è la sua coerenza, signor Ministro? Ma come può, in una maniera anche forse innocente, prima l'ecotassa e poi comprare per la sua famiglia un SUV alimentato a diesel? Vede, nella memoria degli italiani si ricorderanno anche, inoltre, quella trasmissione di Bruno Vespa, quando su un fatto così tragico come il Ponte Morandi, i sorrisetti, le photo opportunity vicino al plastico, e non soltanto, quando lei con convinzione disse che il ponte sarebbe stato fatto immediatamente, che il ponte sarebbe stato fatto in maniera rapida, ma non solo, che il ponte sarebbe stato un luogo di incontri dove la gente poteva andare lì a mangiare, la gente poteva andare lì a divertirsi. Ecco, il ponte dei giochi. Dobbiamo dire che Grillo non è riuscito al posto dell'Ilva a fare il Luna Park, ma lei sicuramente riuscirà a fare il Ponte dei Giochi. Complimenti. E a tal proposito, leggendo dichiarazioni sui giornali, le voglio fare una domanda molto seria, Ministro, perché quelli che lei definiva i sanguinari di Atlantia, quelli che dovevano essere perseguiti, quelli che dovevano essere cacciati, da fonti di stampa si parla che diventeranno suoi soci e soci di questo governo in Alitalia. Lei su questo ci deve rispondere, signor Ministro. Se Atlantia saranno soci di questo governo in Alitalia, perché li ricordo che lei li voleva cacciare dalla nostra nazione, erano sanguinari, dovrà rispondere in questo Parlamento, in questa aula, se Atlanta saranno i suoi soci e i soci di questo governo in Alitalia. E allora voglio dire, signor Ministro, come gli ho detto prima, noi non siamo propense alle emozioni di sfiducia, ma vede, se fossimo egoisti, se pensassimo al nostro consenso elettorale per Fratelli d'Italia, noi oggi qua dovremmo fare la ola per lei, dovremmo fare il tifo per lei, perché più lei parla e più rimane seduto su quella poltrona, più i nostri consensi aumentano e più i vostri diminuiscono, signor Ministro. Ma noi siamo patrioti, noi vogliamo il bene della nostra nazione, vogliamo il bene dell'Italia, per cui crediamo che lei sia pagato per fare le infrastrutture e che gli italiani non la vogliano pagare per non fare le infrastrutture. Noi vogliamo più TAV, noi vogliamo più alta velocità dalle Alpi alla Sicilia, noi vogliamo financo il ponte sullo stretto di Messina, noi vogliamo un ministro che non dica no e che non dica no al futuro e allo sviluppo di questa nazione. E allora, signor Ministro, io credo che anche lei avrà una coscienza, che anche lei avrà un cuore, e credo che oggi non avrebbe dovuto aspettare una mozione di sfiducia, che, la dico onestamente, è un metodo che forse la rafforzerà, perché oggi saranno tutti coesi intorno a lei a votare naturalmente per la sua non sfiducia. Queste sono tecniche che la rinforzeranno e non è questo che farà piacere agli italiani. Però lei, signor Ministro, se ha una coscienza e ha un cuore, si metta una mano sulla coscienza e vada a casa per il bene dell'Italia e degli italiani. Per tutto questo, il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore della mozione di sfiducia. Grazie.